gli oceani stanno morendo per l'aumento della temperatura e per l'aumento dell'acidificazione. Gli oceani sono sempre meno alcalini, sempre più acidi, e questo rende particolarmente fragile tutto ciò che è calcare all'interno dei nostri oceani. Il futuro del mondo è nelle mani e nella mente dei giovani, attraverso la loro formazione consapevole, che si giocheranno le più importanti partite del futuro del mondo. Si è parlato di questo, nella Romagna il liceo artistico Mazara, nell'ambito della conferenza Quello che conta è la conoscenza, la finanza sostenibile entra a scuola, organizzata dal Polo Liceale Ovidio in collaborazione con la BCC di Prato La Peligna. Ad incontrare gli studenti delle classi 4 e 5 dell'Istituto Superiore Sulmonese è stato il dottor Fabio Cappa, esperto di finanza sostenibile, che potremmo anche definire divulgatore scientifico. Un messaggio chiaro, è emerso: la sostenibilità è cultura. Vivere in maniera consapevole nel mondo non può prescindere dalla conoscenza del pianeta e delle dinamiche che lo stanno attraversando dal punto di vista ambientale ed economico. E il futuro del pianeta è stato al centro della conferenza, che attraverso documenti video tratti dalle attività di ricerca del dottor Cappa. Ragazzi, non c'è più tempo, ha affermato l'esperto. La nostra generazione ha miseramente fallito, il punto di non ritorno è vicinissimo. Bisogna individuare soluzioni chiare e concrete che vadano oltre la demagogia. La COP27 sul clima, Sharm Sheikh, ha dato risposte inadeguate. Davvero abbiamo solo un'ultima chance per arginare il disastro. Dobbiamo correre. Fabio Cappa, lei ci ha un po' impressionato con i suoi filmati. Ma è così, la terra sta morendo, gli oceani stanno morendo. Di chi la colpa? Dell'uomo o di alcuni uomini? La colpa è inevitabilmente dell'uomo, rendiamocene conto. Se ci vogliamo raccontare le favolette che tutto va bene, possiamo farlo, ma in realtà non è così. Da quello che sarà il comportamento di noi tutti nei prossimi 8 anni dipenderà il futuro del pianeta dei prossimi 10.000. Per cui non c'è più tempo, e questo è il titolo che ho voluto dare questa mattina incontrando così tanti ragazzi che, con i quali, diciamocelo francamente, abbiamo un debito enorme. Quindi quantomeno dare loro una corretta informazione perché possano avere tutti i tasselli per capire quello che sta accadendo. Bisogna fare presto, e se aspettiamo i grandi della terra dopo il ridicolo COP27 che prevede indennizi ad un danno ma non prevede nulla per fermare quel danno, è qualcosa che va oltre ogni regola della logica e probabilmente addirittura del diritto. Dobbiamo smettere di finanziare con il nostro risparmio chi sta provocando tutto questo. Si chiama finanza sostenibile, sta crescendo in maniera esponenziale, e rendiamoci conto che è l'ultima carta che abbiamo prima di qualcosa che ancora difficilmente riusciamo a dire. Quello che stiamo rischiando è l'estinzione del genere umano. Non toccherà a noi, non toccherà ai nostri figli, non toccherà ai nostri nipoti, ma stiamo andando in quella direzione. Cosa possiamo fare? Cosa possono fare i ragazzi che l'hanno ascoltata? I ragazzi in questo momento possono solamente crescere a livello culturale. Dobbiamo agire noi, perché possiamo e dobbiamo fare solo leva sul risparmio. Ai ragazzi, quello che dico ai ragazzi come quelli incontrati oggi e quello che direi ai miei figli, la mia seconda su 3 figli è in quinta, avrà la maturità quest'anno, cercare anche come sbocco di lavoro tutto ciò che è sostenibile. Ogni azienda nel giro di qualche anno avrà un responsabile della sostenibilità anziché un team sulla sostenibilità. Non si torna indietro, è una corsa contro il tempo, ma non si torna indietro. Quindi, possiamo, ragazzi, farcela? Dobbiamo farcela, assolutamente. Ragazzi, io ho visto questi filmati, sono un po' impressionato, perché la terra va morendo, gli oceani muoiono. Gli animali muoiono, abbiamo visto certi animali che sono morti perché l'oceano è stato inquinato da tonnellate e tonnellate di petrolio. Qual è la vostra impressione questa mattina? Beh, come ha già detto lei, sono immagini molto forti quelle che abbiamo visto, e ci fanno un po' domandare quale sarà il futuro del nostro pianeta, il futuro del pianeta di noi giovani.
cosa dovremmo fare noi in prima persona per cercare di cambiare le cose. Lui ci ha dato delle indicazioni veramente su quello che dovete fare, l'avete capito? Domanda a lei. Ci sono delle indicazioni sugli investimenti. Uno potrebbe dire: ma che c'entrano le banche? Invece c'entrano. Sì, sicuramente la cosa principale è di investire nel sostenibile, cioè di cercare di fare tutto il possibile per arrivare a uno sviluppo del mondo in modo positivo. Abbiamo capito dai filmati che ci sono stati mostrati oggi che siamo arrivati veramente a un punto di non ritorno, quindi non dobbiamo trovare qualsiasi modo per cercare di migliorare tutto ciò che è stato distrutto in questo lasso di tempo. Voglio ringraziare la BCC, il dottor K, per l'incontro di questa mattina. Detto alla dirigente scolastica Caterina Fantauzzi, si è trattato di una preziosa occasione per i nostri studenti. Da un lato, infatti, ha avuto valore orientativo, aiutando i nostri ragazzi a riflettere sul loro futuro percorso di studi. Dall'altro, è stato un momento di approfondimento per tutti, in quanto cittadini di questo pianeta. Presenta la conferenza anche la presidente della BCC, Maria Assunta Rossi. Presidente, siamo tutti impressionati da quello che abbiamo visto, ma soprattutto impressionati perché è la realtà, quello che sta accadendo nel mondo, in questa piccola casa, questo piccolo mondo che è tutto nostro e della nostra casa. Cosa si può fare? Allora, intanto abbiamo scelto di diffondere le informazioni che voi stessi avete ascoltato proprio in una scuola, perché la scuola, diciamo che gioca un ruolo centrale per lo sviluppo della finanza sostenibile. È importante perché ormai è diventata un'esigenza dell'umanità e quindi noi confidiamo nei ragazzi, nelle docenti e in tutte quelle persone che vogliono investire sulla buona educazione. In questo senso confidiamo perché le cose possono migliorare con il nostro impegno. Ma c'è un'economia sostenibile? Esiste? Certamente sì, e noi questa mattina l'abbiamo voluta presentare attraverso questo esperto di finanza sostenibile che è Fabio Cappa e che già da oggi abbiamo preso un impegno che ritornerà per continuare nel discorso di questa mattina. Non ci sarà più nessuno a documentarlo. Pensate che solo la più grande società petrolifera al mondo ha un valore di borsa 5 volte più elevato di tutta la borsa italiana messa assieme. Una sola società. Attenzione ragazzi, non voglio essere tacciato di demagogia. Noi purtroppo non possiamo fare a meno dei prodotti fossili, del petrolio, del gas, per scellerate politiche energetiche degli scorsi decenni. Io non me la prendo con quella società in quanto società petrolifera. Io me la prendo con quella società petrolifera che non ha realizzato un cronoprogramma corretto per effettuare una transizione sostenibile. Quanti di noi la sera cenando attorno a un tavolo con la famiglia inorridiscono